Disco Ball. Ciao, sono Albertino. E questa è Disco Ball, il programma che ogni settimana racconta i protagonisti e i luoghi della musica elettronica, i club e i festival che, inventando mode e tendenze, hanno definito gli usi e i costumi della società contemporanea. Gli artisti visionari che con le loro idee hanno letteralmente inventato la musica del futuro. Quella di stasera è la storia di uno dei generi musicali da ballo più famosi, la musica techno. This is techno. Radio DJ. I have a dream. Techno. Anche se, come vedremo, far ballare non era l'obiettivo dei tre amici di Detroit che negli anni Ottanta l'hanno inventata. Detroit è il capoluogo dello stato del Michigan, nel nord degli Stati Uniti. È una città di confine che si sviluppa lungo il fiume omonimo. Dall'altra parte della sponda, a 1,5 chilometri di distanza, c'è il Canada. Ogni giorno 13.000 veicoli percorrono il Detroit Winter Tunnel, che collega i due stati. Detroit è stata fondata nel 1701 dai francesi. Il nome deriva infatti dall'espressione Rivière de Detroit, che vuol dire fiume dello stretto, e si riferisce a uno dei corsi d'acqua che si trova nella regione dei Grandi Laghi americani, al centro di una vasta zona industriale. Nonostante la bancarotta del 2013, la più grave nella storia delle città americane, Detroit difende orgogliosa il titolo di capitale dell'industria automobilistica. Era il 1903 quando Henry Ford fondava la Ford Motor Company, grazie alla quale, nella prima metà del Novecento, la città conosceva un periodo di grande sviluppo. Un posto di lavoro alle catene di montaggio o ai nastri trasportatori era ambitissimo tra gli operai del sud. Detroit è spesso descritta come una città piena di contraddizioni e paradossi. Alla freddezza della produzione in serie della Ford si contrappone il calore della Motown Records, una delle etichette discografiche più famose del mondo, fondata da Berry Gordy proprio a Detroit nel 1959. Michael Jackson and the Jackson 5. Marvin Gaye. The Temptations. Stevie Wonder. I like to see you look right across the floor. Diana Ross. I'm coming out. I want the world to know. I got to let it show. The Isley Brothers. It's your thing. Do what you wanna do. Sono soltanto alcuni degli artisti scoperti e prodotti dalla Motown. Wow. Motown significa Motortown, perché Detroit è una città profondamente influenzata dai colori, dai suoni e dagli odori provenienti dalle fabbriche e dalle officine d'auto. Negli anni Ottanta, la musica nuova e alternativa viene proposta di notte in radio. Su WGPR c'è Charles Johnson, conosciuto come The Electrifying Mojo. WGPR Detroit, in stereo, the number 107.5 FM. Welcome to the Midnight Funk Association. The International Midnight Funk Association. Nel suo programma The Midnight Funk Association propone un vero e proprio racconto musicale ai confini con la realtà. La musica è quella di Prince, dei Kraftwerk e dei Parliament Funkadelic, insieme a tante novità della scena alternativa. Su WTRQ, i mixati di DJ Wizard, che il mondo conoscerà un po' più avanti come Jeff Mills, fanno impazzire i giovani alternativi della zona. Tra questi ci sono Juan Atkins, Derek May e Kevin Saunderson, che trascorrono notti in bianco ascoltando la radio da Belleville, un sobborgo ad ovest di Detroit. Belleville si trova a 47 km a ovest di Detroit. È una tipica periferia americana, tranquilla, bianca e benestante. Da queste parti, il sogno dei ragazzi che frequentano la high school, come Derek May e Kevin Saunderson, è quello di diventare star del football. Insieme all'amico Juan Atkins condividono anche la passione per la musica, coltivata ascoltando la radio di notte. For the next hour, absolutely the livest music on the planet Earth be heard. Sono tre ragazzi neri cresciuti nel benessere. Ancora oggi Detroit è una delle città con il maggior numero di neri benestanti di tutti gli Stati Uniti. La discriminazione razziale non è ancora del tutto superata, quindi è meglio coalizzarsi e stare insieme. This is Techno.
dei tre, Juan Atkins, è quello che ha più esperienza musicale. Good. Figlio di un organizzatore di concerti, suona il basso elettrico, la batteria e la chitarra. Rimane letteralmente estasiato da un gruppo tedesco sentito nel programma The Midnight Funk Association. Il conduttore di Electrifying Mojo li presenta come Kraftwerk. Da quel momento il sogno di Juan Atkins è quello di sentire presentare un proprio brano alla radio da Charles Johnson. If you're in bed, get ready to take it from the pillow to the party. Your bedroom is getting ready to smoke. Ci riesce nel 1981. In collaborazione con un certo Rick Davies, autoproducono Alice of Your Mind, che con 15.000 copie vendute in città diventa un caso discografico. Si fanno chiamare Cybotron. Rick Davies è un tipo bizzarro, ha 10 anni più di Atkins e non solo possiede una collezione infinita di apparecchiature audio, ma le sue produzioni elettroniche sono già state usate in The Midnight Funk Association. Davies è un veterano del Vietnam e non è tanto a posto. Compone la sua musica sperimentale seguendo una personale idea di musica basata su nozioni di numerologia ebraica. Usa pseudonimi che sembrano codici segreti e titoli fantascientifici. Sostiene inoltre che la sua musica sia ispirata dal saggio La terza ondata del saggista e futurologo Alvin Toffler. Toffler studiava i mezzi di comunicazione di massa e il loro impatto sulla cultura da un punto di vista alternativo. In particolare, nella terza ondata, parla di un mondo futuro in mano a chi fosse stato capace di usare la tecnologia per raggiungere i propri scopi. Il giovane Atkins viene persuaso dalle idee strane ma affascinanti di Rick Davies e insieme a lui fonda i Cybotron. Quando si sciolgono nel 1985, produce con il nome di Model 500 quella che è considerata la prima traccia techno della storia, No UFO. Juan Atkins non ci mette molto a convincere anche i suoi amici Derek May e Kevin Saunderson che quello prodotto dalla macchina sarà il suono del futuro. Iniziano a studiare attentamente il suono dei vinili dei Kraftwerk. Nature, technology. Dei Parliament Funkadelic. Whoa! They say the bigger the headache, the bigger the pill, baby. Call me the big pill. O della Yellow Magic Orchestra. Cercando di dare un senso a quelli che sembrano solo esperimenti sonori. Per loro la musica non è solo un divertimento, ma anche una cosa seria, da studiare, teorizzare e contestualizzare. A differenza di quanto si crede, la musica techno nasce come una musica da ascolto, non da ballo. È un approccio nuovo e coraggioso che farà innamorare critici musicali di tutto il mondo. Juan Atkins, Derek May e Kevin Saunderson sono ragazzi svegli e capiscono che recitare una parte sarebbe stato il modo migliore per alimentare la fiamma. Saunderson dice che le radio non lo assumono o lo licenziano perché musicalmente è troppo avanti. May racconta di quanto la paranoia e la desolazione di Detroit sia fonte di ispirazione per la sua musica. E Atkins, pensando probabilmente a suo nonno che era riuscito a fare carriera in azienda, paragona la Ford al futuro che aveva immaginato con il suo amico Rick Davies, dove robot e computer hanno preso il sopravvento sugli uomini. Non che non ci credessero, sia chiaro. Il trio si sente, ed effettivamente è, il creatore di una nuova corrente musicale che guarda al futuro. This is techno. Creata con il suono dei sintetizzatori e delle tastiere analogiche. Ma quando si rendono conto di quanti giornalisti si siano appassionati alla loro storia, non fanno niente per smentire o smorzare le velleità che gli vengono attribuite, contribuendo a creare il mito della techno come musica elettronica intellettuale. Disco ball. This is techno. Techno, techno, techno. Radio DJ.
Ma cosa significa musica techno? Perché si chiama così? Fino al 1988 la parola techno per indicare un genere musicale non esisteva. È la Virgin Records a chiamare una compilation techno, The New Dance Sound of Detroit, su suggerimento di un DJ di Birmingham che si occupa di distribuire in Inghilterra i dischi provenienti dal Michigan. Come titolo provvisorio era stato scelto The House Sound of Detroit, perché inizialmente la musica elettronica di Detroit è considerata come una sfumatura della musica house di Chicago. Ma è chiaro fin da subito che le due scene cittadine, seppur alleate, hanno poco in comune. Detroit e Chicago sono divise da 4 ore di macchina e siccome la vita notturna di Detroit non è un granché, a metà anni 80, Juan Atkins, Derek May e Kevin Saunderson vanno spesso a Chicago a sentire Ron Hardy e Frankie Knuckles. Negli anni 80 a Detroit, invece, la scena dei club non è così sviluppata e la musica futuristica dei tre ragazzi non trova i giusti spazi. La vita notturna gravita intorno a quelli che potrebbero essere definiti come dei circoli privati per studenti, benestanti, amanti del lusso e dell'alta moda italiana, quelli che oggi definiremmo simpaticamente fighetti. Il gruppo di promoter GQ Production, che organizza feste chiamate Snob, rende bene l'idea del contesto in cui ci troviamo. L'abito conta più della musica proposta. L'eleganza di Jeff Mills in console potrebbe essere proprio un omaggio a quei tempi. Lui stesso racconta come i giovani ricchi di Detroit fossero ossessionati dal film American Gigolo, in particolar modo dal guardaroba di Richard Gere. Techno. Sui piatti dei DJ suona un po' di Eurodance, che oggi chiameremmo commerciale, ma anche Visage, Human League, Yazoo, Ultravox, Devo, Talking Heads. A Detroit le feste di questo genere sono tantissime, ma non esiste una vera e propria scena club. Nel 1983 Juan Atkins e Derek May si inseriscono nel tessuto dei party cittadini. Si concentrano molto sull'aspetto teorico della musica proposta durante il DJ set, approccio che trova supporto nelle strane idee di Rick Davis, veterano del Vietnam, amico e collaboratore di Atkins. Insieme nel 1984 producono Techno City, che potremmo usare come manuale delle istruzioni per capire le origini di questo genere musicale. La techno di Detroit non è conosciuta per l'abilità dei DJ in console, come avviene invece per la house di Chicago, ma piuttosto per la produzione musicale. L'eccezione che conferma la regola è Jeff Mills, conosciuto in città anche come DJ Wizard, che nei suoi mixati radiofonici propone routine incredibili, degne dei migliori DJ hip hop, suonando anche 4 vinili contemporaneamente, come se fossero veri e propri strumenti musicali. Se lo scopo della techno è quello di essere la colonna sonora del futuro, bisogna ammettere che a livello di produzione ci è riuscita. A parte i primi esperimenti rudimentali che servivano più che altro per prendere confidenza con le macchine, i padri fondatori della techno hanno scritto e prodotto alcune pietre miliari della storia della musica elettronica. This is techno. Nel 1987 Derek May produce, con il nome di Rhythm is Rhythm, un disco immortale, basato sui campionamenti della Detroit Symphony Orchestra e che proprio attraverso campionamenti e remix è arrivato fino ai giorni nostri. This is techno. Strings of Life. Nel 1988 Kevin Saunderson riscuote un enorme successo con un brano prodotto con lo pseudonimo di Inner City. Vende 6 milioni di copie e una volta entrato in top 10 in Inghilterra, Saunderson può finalmente lasciare il suo posto di vigilante in un ospedale di Detroit. Ma sono le discoteche europee a rendere famosa la musica techno. A Detroit il genere viene snobbato, ma con l'esplosione della Acid House in Inghilterra nel 1989, i DJ necessitano di quei dischi per ampliare le loro tracklist.
I preziosi e rari dischi di importazione americani diventano le armi segrete che fanno la differenza in pista e che rendono un DJ più creativo e avanti rispetto ad un altro. I tre padri fondatori della musica techno, Juan Atkins, Derek May e Kevin Saunderson, hanno inventato un suono che è sempre stato definito colto. Il fatto di prendere la musica come una cosa molto seria, insieme al giornalismo musicale di quegli anni, ben disposto a raccontare una storia anche più grande di quella che realmente fosse, ha contribuito a creare il mito della musica techno che tuttora resiste, seppur sia profondamente differente dalle sue origini. Ci ha pensato una seconda generazione di talenti, capitanati da Carl Craig, a portare avanti la sua missione. Alla fine degli anni Ottanta, anche Detroit finalmente ha avuto i club che meritava, dove per entrare non occorreva esibire nessun abito elegante, come il Music Institute e lo Shelter. È qui che DJ come John Acquaviva, Richie Hawtin e il collettivo Underground Resistance hanno dato vita ad una nuova visione della musica techno, per certi versi ancora più totalitaria della precedente, con un approccio simile a quello della crew della gangster rap, ma senza armi e spargimenti di sangue. Allo stesso tempo, la fama crescente di questi artisti ha reso la techno un genere di musica da ballo famoso in tutto il mondo e molto ballato in Europa, soprattutto in Italia. Per un periodo la musica techno a Detroit era stata dimenticata e forse non è mai stata considerata così importante, a differenza invece di quello che è successo a New York per l'hip hop o a Chicago con la house music, dove al genere e ai suoi DJ sono dedicate strade e feste cittadine. This is techno. A Detroit il funk è sempre stato di gran lunga preferito alla disco music. Per questo nei dischi techno non si canta quasi mai, perché storicamente si predilige il virtuosismo sonoro al groove, a differenza di quello che succede nella house, dove invece si dà sempre molto spazio alle voci femminili. Infine, non bisogna sottovalutare il fatto che la techno di Detroit non nasce da nessuna urgenza civile. Non si tratta di omosessuali o latini ghettizzati, ma di ragazzi neri e benestanti che potevano permettersi il lusso di trascorrere ore a discutere e registrare di un suono piuttosto che un altro. Radio DJ. This is techno. Disco ball. È piuttosto buffo pensare come oggi questi valori si siano completamente ribaltati. La techno è diventata il suono della ribellione, mentre la house la colonna sonora della classe borghese. Perfino il rapper Eminem, in una delle sue canzoni più famose, Without Me, nel 2002 sottolineava come nessuno ascoltasse più la musica techno. Il verso Nobody Listen to Techno. Nobody listen to techno, let's go. Nobody listen to techno, let's go. È diventato il grido di chi abita dall'altra parte di Detroit, sopra la 8 Mile. Lo stesso verso, remixato, ha assunto tutto un altro significato. No, Disco Ball. Ed è tutto per questa puntata di Disco Ball. Ci sentiamo giovedì prossimo su Radio DJ. Grazie a Shorty per la regia. E ad Ale Lippi per i testi. Da Albertino. Ciao. Ciao. Disco Ball.